Siamo con Simone Zamboni, responsabile del settore giovanile della Beccari Sport Academy, il settore giovanile biancorosso. Siamo ormai all'inizio di tutti i campionati under, dall'under 13 fino all'under 18, che è l'ultima gestita dall'Academy. Quali sono gli obiettivi che si è data ogni squadra e quali più in generale gli obiettivi del mondo giovanile? Ciao a tutti, sì, partiamo questa settimana con l'Under 13, abbiamo già avviato nelle scorse settimane l'Under 14, l'Under 16 e l'Under 18, oltre che naturalmente già da qualche partita per quanto riguarda l'Under 20. L'obiettivo generale, diciamo, del settore giovanile che ci siamo dati con lo staff tecnico è quello sicuramente di avere una crescita sotto due punti di vista che riteniamo fondamentali. Prima di tutto quello tecnico, sicuramente ci deve essere una crescita tecnica da parte dei ragazzi di tutte le età, sia dell'età più giovani fino ad andare ai più grandi. E l'altro punto di vista che riteniamo molto importante è quello della crescita mentale dei ragazzi, cioè fare in modo che i ragazzi come stile di gioco, come comportamento, in campo, ma anche fuori dal campo, siano ben riconoscibili, nel senso che non ci occuperemo solamente degli aspetti tecnici, che sono sicuramente importanti, come ho detto prima, ma vogliamo che i nostri ragazzi abbiano anche, diciamo, un'educazione all'allenamento e non, e anche proprio un modo riconoscibile nello stare in campo e in palestra. E qual è l'idea che c'è dietro, parlando proprio di lavoro da fare con i ragazzi? Che obiettivi vi siete dati? Che metodologie, più che altro, pensate di adoperare? Allora, abbiamo da subito, ho parlato allo staff alla prima riunione che abbiamo organizzato e la mia idea di lavoro era quella, diciamo, di non avere gruppi chiusi tra di loro, ma gruppi comunicanti, diciamo, con i compagni appena più grandi e appena più piccoli. Quindi diciamo che, ad esempio, se io trattando l'Under 16, l'Under 16 non sarà un gruppo chiuso, ma farà degli allenamenti insieme all'Under 18 e insieme anche alla categoria appena precedente che è l'Under 14, e così per tutti i gruppi, in modo da stimolare proprio ogni singolo gruppo ad avere delle parti di allenamento o interi allenamenti dove troveranno maggiori difficoltà allenandosi con i più grandi e minori difficoltà, tra virgolette, allenandosi anche con i più giovani. Lavoro di squadra, possiamo dire, è un po' la chiave di tutto questo, sia in termini di obiettivo di insegnamento verso i ragazzi, ma anche tra voi allenatori. C'è uno staff che deve lavorare di squadra insieme. Quali sono i rapporti che ci sono adesso, umanamente e anche dal punto di vista tecnico? Diciamo che come mia prima esperienza come responsabile del settore giovanile sono, tra virgolette, fortunato perché lavoro ormai da anni sia con Giulio Coppetta che Andrea Fanaletti e nella stagione scorsa anche con, ho avuto modo di conoscere in campo e fuori anche Luigi Corvi. Diciamo che le uniche new entry, chiamiamole così, sono Manuele Meschino, con cui ci confrontiamo quotidianamente perché gestiamo, diciamo, insieme il gruppo Under 13 e Under 14, e con l'aggiunta poi di Alex Markovic, che però, diciamo, ha un utilizzo come assistente, appena cominciato a lavorare con noi, con l'Under 16. Diciamo che con loro sono. Con i ragazzi che conosco già da tempo, con cui ho già avuto modo di lavorare, siamo assolutamente in linea con il modo di lavorare e con il modo di stare in palestra. E questo sicuramente contribuisce a creare un clima sia tecnico che umano, diciamo, che favorisce un buon lavoro sicuramente. Sono in essere diverse collaborazioni con realtà della provincia. Qual è il modo migliore per concretizzarle e non lasciare che siano soltanto parole? Sicuramente la parola chiave penso che sia coinvolgimento, cosa che utilizziamo soprattutto nel mini basket, ma vogliamo fare anche nel settore giovanile. Coinvolgimento della provincia, coinvolgimento dei ragazzi e coinvolgimento anche dei vari staff tecnici della provincia. Abbiamo in essere delle collaborazioni per quanto riguarda il settore giovanile, con Podenzano, con cui presto attiveremo degli allenamenti comuni per quanto riguarda l'Under 13 e l'Under 14, e puntiamo molto sul coinvolgimento di ragazzi e staff tecnici perché crediamo che la crescita
avere diciamo un bacino d'utenza per ogni età più largo favorisca in un futuro una maggiore qualità dei nostri gruppi agonistici.